Duro documento del sindacato dei camici bianchi ANAO Assomed. La sanità in Calabria continua a franare. Nei luoghi di cura di questa terra affiorano pericolose falle che minacciano persino i diritti elementari dei cittadini. Falle gigantesche come quella che da anni si è spalancata nella pianta organica del personale sanitario. Medici e infermieri sempre più in affanno, il sindacato ANAO Assomed, che in Calabria è guidata da Sergio Abbonante, rilancia l'allarme sovraffollamento dei pronti soccorso. Casi gravissimi, urgenti, anime in pena, parcheggiate ovunque, persino nei corridoi. Code di lettini e barelle con malati in attesa del responso, di una visita, di una cura. Uomini e donne insieme, senza privacy, lamenti e odori di mali diversi, respiri, rantoli, affanni. L'angoscia privata diventa coinvolgimento pubblico per quei pazienti più gravi che si agitano avvolti in coperte, attaccati alle flebo chissà da quanto, chissà per cosa. L'atmosfera di congestione ormai ha trasformato tutti i pronto soccorso, a prescindere dalla latitudine, da strutture deputate all'emergenza e all'urgenza, in ambienti di ricovero inadeguati, insicuri e non di rado indecenti.